Buonasera a tutti, anzi direi buongiorno. Da una serata passata a guardare tanti programmi dove questi canali di informazione, dove non tutti danno un benestante sulla situazione italiana, dove si parla di elezioni europee, dove non si parla di coloro che per anni hanno mangiato, bevuto, rubato, dove in questi anni coloro come noi abbiamo sudato e pagato perché credevamo in un'Italia migliore. Da napoletano amato, da Pertini, Andreotti, Craxi, tanta gente che ha governato in modo ineducato, in modo strasburgico o in modo sbagliato, dove vorrei capire fino in che anno e in che zona si potrebbe capire, perché chi non ha il senso del pudore non ha il senso neanche della vita. Oggi, ieri, domani, il passato, il saper fare le cose, come abbiamo visto dalla Bocconi a tutti i professori sporcaccioni, insieme a coloro che hanno preso denaro, che hanno preso galline, che hanno preso panettoni e medagliette, da coloro che si sono fatti piastrellare le case, da coloro che hanno regalato diploma. In effetti abbiamo visto una situazione asimmetricamente non inalienabile. Abbiamo visto una situazione ancora con miliardi di debito pubblico. Abbiamo visto situazioni che veramente fanno paura, rabbrividire la schiena, fanno pensare a un mondo sbagliato. Vorrei chiedermi se un domani potremo azzerare il debito pubblico. Vorrei chiedermi a tante persone che sono nate prima, di coloro che oggi hanno 20 anni e che non sanno neanche cosa voglia dire politica e che non sanno in che paese sono nati oggi, 27 febbraio 2019. Vorrei sapere cosa dovrei fare, se prima di pensare qualcosa da fare, o se prima di pensare oggi spariamo e dopo pensiamo. Cosa dovrei pensare quando questa gente che ha sparato e ha rubato oggi chiede perdono? Allora prima si uccide, poi si chiede perdono. Prima si ruba e poi si chiede perdono. Prima si stupra e poi si chiede perdono. Futura. Oggi per un mondo migliore, per i grandi investimenti, per far lavorare tutto il mondo paese. Noi andremo in Africa, noi andremo in Algeria. Noi andremo in tutti i mondi per ridare fiducia e per ridare l'affetto, per ridare l'amore alle persone, per richiamare coloro che hanno sbagliato a una giustizia migliore. Noi, futura, saremo quelli del giorno di domani. E quando Grillo gridava a tutti a casa, oggi Giovanni Di Giuni grida:
Non tutti a casa, ma vergognatevi. Spero tanto che il buon Dio mi metta una mano sulla testa e una mano sul culo, scusate la parola, per portarvi tutti dritti al cimitero e per portarvi all'inferno, perché voi siete stati personaggi malefici. Avete rubato alle persone giuste, avete rubato alle persone oneste. La mamma Marella, poveretta, ad un agnelli che ha rubato e noi che abbiamo sacrificato per darla a mangiare a un mondo, noi che abbiamo aiutato un popolo, noi che abbiamo aiutato i popoli, noi di futura, noi, solo noi abbiamo fatto del bene. Solo noi abbiamo fatto del bene a tante persone. Ebbene, il partito politico Futura di Giovanni Di Giuni ora chiede persone che vengono con lui e che vadino con Di Giuni per un mondo migliore, per un'esistenza migliore e per tanti fatti migliori. Perché è veramente tanto da dire, tanto da fare. Tanto da mettere nel sacco, tanto, 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 per riportare un'Italia disonorata, ma per portarla ancora con un grande onore, con un grande tricolore, Italia. Perché l'Italia, chi non ha senso del futuro, e che non ha senso di una grande Italia, dove noi onesti abbiamo fatto mangiare un mondo di disonesti e ancora oggi manteniamo coloro. Oggi dico basta. Futura sarà quello che un domani per coloro che lo seguiranno. Per solo coloro che avranno i miei figli, i figli solo di Futura, perché Futura è un grande partito. Futura non solo è il partito dell'amore e della felicità, del lavoro, della trasparenza e di tutti i posti che Futura farà passare dai litorali e dai quattro punti cardinali, dall'est, ovest, sud, nord, perché noi contribuiremo a far rinascere una grande Europa. L'Europa italiana, l'Europa del tricolore, l'Europa della salvezza, l'Europa della vita felice, l'Europa per tutti i mondi, l'Europa insieme a digiuni. Vorrei rammentare che presto metteremo su questi siti i codici postali bancari dei nostri nuovi conti e coloro che vorranno aiutarci con 5 euro per una nuova tessera saranno i ben accetti. Vorrei dire che da tutto il mondo paese vorrei ricordare che noi spenderemo anche i bolli per mandarvi le tessere a casa vostra. Dunque, nei 5 euro metteremo anche l'euro e rotti per mandarvi la nostra tessera a casa vostra, perché veramente vi ringraziamo, a tutto il mondo ringrazieremo, ai quattro punti cardinali e a tutti coloro che ci aiuteranno, perché noi, a coloro che crederanno in Futura, a coloro che crederanno in digiuni, a coloro che crederanno veramente in una grande vita, daremo benessere, benessere, benessere. Ma non solo, con Futura non ci saranno più ladri, con Futura non ci saranno più stupri, con Futura ci sarà veramente una grande vita. Solo con Futura questo può avvenire, solo con Futura, perché noi saremo veramente una grande squadra e non solo faremo le ronde e non solo andremo in giro per il mondo, ma non solo questo, noi dall'est all'ovest, a sud, a nord, a tutto il mondo paese,
dall'Africa occidentale al Giappone e alla Corea, e a Trump e a Zampistan e a Bankistan e a Peppersbot, tutto il mondo paese noi aiuteremo, perché noi dal Messico alla Giamaica a Honolulu.com, a tutto il mondo paese, a Dubai, ai Emirati Arabi, dappertutto, noi saremo dappertutto per contribuire, dare lavoro e dare veramente una grande cosa. È come fece Berlusconi quando era là che parlava con tutto il resto, e quello là che parlava con Salvini, per l'Italia faceva 1, 2, 3, 4, 5, ebbene, noi andremo in capo al mondo e saremo il numero uno, veramente, per un grande mondo, futura, 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 perché noi veramente saremo i number one, noi saremo il number one, e saremo quelli di una grande produzione che veramente sarà di animo gentile, sarà veramente il più bel fatidico mondo, sia per i pensionati, sia per i nonni, sia per i bisnonni, sia per i miei figli, sia per i miei pronipoti dei miei figli, sia per tutto il mondo, ma solo per coloro che saranno e che mi vorranno veramente bene, perché qua non ci sono quelli che fanno i numeri con le mani, qua non ci sono quelli che dicono le cose con i piedi, ma qua c'è un cervello, qua c'è il cervello umile, onesto, di Giovanni Di Giugni, e non come quelli baldracchi e baldracconi che hanno messo le mani sulle spalle a tante persone per poi appoggiarglielo nel culo, e così, rompendo il culo a queste persone, loro si sono fatti soldi, 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 e l'hanno messo nel culo, rovinando anche quelle persone che facevano del bene e ancora oggi fanno del bene. Futura, ringrazia e saluta. E vi dico buona giornata. Ciao!